sentiamo, e nel ringraziarlo non posso che dare la parola a colei che ha guidato, ispirato e retto le fila di questo percorso, Paola Gianni del nostro pianeta. Io invece, per farti testa mia, perché l'idea di ubbidire a qualcun altro non mi è stata mai molto congeniale, chiederei a Lorenzi, Mastro, Pilone, Cortese di venire qui a raccontarcelo sto filmino che non riusciamo a vedere. Il nostro video consisteva in un breve video velocizzato di noi che montavamo le slide nella sede di Corso Picco, e nelle slide era descritto, diciamo, il percorso che abbiamo fatto durante il progetto di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo parlato degli enti che ci hanno aiutato, abbiamo parlato dell'immigrazione e di altre tematiche che poi sono state tutte approfondite durante la conferenza. Purtroppo il nostro video non è potuto partire, però se volete dargli un'occhiata potete trovarlo, come ho detto prima, sul loro sito. Io non dico tante cose come le persone che mi hanno preceduto, perché abbiamo un carico di tantissimi contenuti. Ormai i ragazzi hanno presentato un'abbondanza di idee veramente notevole. Cosa posso dire come associazione culturale che si occupa di educazione, di formazione e di giovani? Potrei dire che il servizio che noi abbiamo offerto alle due scuole, offrendo questa esperienza di alternanza scuola-lavoro, è un esempio di come possa il privato sociale, il privato no profit, che la nostra associazione rappresenta, collaborare con le istituzioni pubbliche laddove si mettono in comune dei contenuti, dei progetti e degli obiettivi. Noi abbiamo costruito insieme questo progetto, e i ragazzi non avrebbero potuto lavorare così bene se non fossero stati seguiti dai loro insegnanti anche nella pratica quotidiana, che ha sicuramente avuto delle deviazioni per poter seguire questo progetto. Io non so quando tutto sarà finito quanti quintali di pietre la professora Bracchi mi lancerà addosso per il latino, a cui ho dovuto rinunciare alcune ore perché i ragazzi potessero venire alle formazioni, o perché i ragazzi facessero tutti quei lavori che ha creativi che voi avete visto. Non hanno imparato video, ecco, appunto. Noi come associazione ci occupiamo di, ve lo ha detto anche Gaetan prima, noi ci occupiamo prevalentemente di sostegno al successo scolastico dei ragazzi non madrelingua italiana. Questa è la nostra primaria mission, presso le scuole e presso la nostra associazione. Poi però è evidente che tutto quello che può riguardare i diritti, i diritti e i doveri di cui i giovani sono portatori e devono imparare a diventare difensori e protettori, è oggetto per noi di studio, di approfondimento, di sensibilizzazione. Anche di sensibilizzazione delle istituzioni, perché certe volte i risultati della dispersione che abbiamo visto e anche alcune testimonianze che abbiamo sentito ci dicono che forse la scuola stessa, le istituzioni stesse potrebbero essere più attente, più inclusive. Allora noi facciamo un po' così, questo mestiere di spingere all'interno della scuola anche per questo. Anch'io ringrazio tutti quelli che hanno offerto occasioni di informazione e di formazione. Però vorrei in modo speciale ringraziare Simona, perché oltre alle ore di formazione ci è stata vicina per tenere le fila del percorso dell'evento che stiamo realizzando. Ma poi voglio ringraziare i soci di ENP, in particolare Gabriella Lupia, che è qui presente, perché ci ha aiutato a ragionare sull'alternanza scuola-lavoro, e un pomeriggio ha addirittura incontrato un gruppo classe per parlare di questo, del significato di alternanza. Ringrazio i miei collaboratori e i volontari che al nostro pianeta e ai suoi progetti dedicano intelligenza, entusiasmo, professionalità e certe volte anche tanta pazienza, proprio tanta pazienza.
Forse se Igor oggi è febbricitante è anche perché di pazienza ne ha dovuta tirare fuori così tanta in questi mesi che è esploso ieri sera davanti alla gioia di sapere che oggi si può chiudere. Aggiungo ancora che è importante la presenza dei genitori, perché non siete venuti a vedere lo spettacolino dei vostri bambini come facevate al tempo dell'asilo, siete venuti a confrontarvi con dei ragazzi che stanno diventando adulti, che stanno scegliendo come essere cittadine e cittadini in questo paese, ed è importante che voi sappiate che cosa stanno imparando, come stanno crescendo. Cioè non, la scuola oggi non è più il luogo di quando, io sono vecchissima, quindi i tempi di Napoleone, ma anche voi genitori facevate la scuola, è diverso. La scuola deve effettivamente creare dei cittadini utilizzando tutti gli strumenti possibili. Le discipline sono lo strumento primo, ma la relazione, la massa di relazioni, come ricordava l'amica Bracchi, la massa di relazioni che si creano all'interno è tanto più importante ancora, proprio perché i ragazzi imparino a esprimere quelle competenze che oggi sono necessarie nel nostro mondo.